Ciao a tutti, qua Explore86 e benvenuti con un nuovo video. Allora, cercherò di farlo il più veloce possibile. Allora, in pratica questa qua è una prigione, come dice il titolo del video, e che ho costruito in Minecraft completamente in creativa, senza usare programmi esterni. La cosa strana che potete notare è che le porte sono tipo sopraelevate. Sì, sono sopraelevate. Perché? Perché io volevo fare qualcosa che le prigioni appunto stessero sottoterra. Però, essendo un mondo super piatto, non sarebbe venuto bene. E in più, se qualcuno voleva importare l'intera struttura, avrebbe avuto forse qualche difficoltà in più se stava sottoterra. Non so. Comunque, vi do un consiglio: se lo importate nel vostro mondo, barra server, barra universo, importatelo, ma posizionatelo, che il terreno arrivi qua, in modo da lasciare solo le finestrelle aperte e restare prigione sotterra. E poi per raggiungere le porte mettete degli scalini, un po' quello che volete. Comunque, iniziamo il tour guidato. Troppo lag, non riesco neanche a smettere di volare. Scusate per il lag, scusate un po' per la mia incapacità di entrare. Ecco, qua sistemo. Ok, no. Scusate per il lag, ma con il mio computer e Minecraft, già Minecraft di suo non va bene. Vi faccio vedere le impostazioni, guardate. Ho messo fast, tiny, tutto al minimo, tutto disattivato, tutto al minimo. L'unica cosa che ho lasciato attiva è il full screen. Tutto al minimo ho messo, ma vado a 8 fps. Comunque, questa è la prigione. Qua si entra, come avete potuto vedere. E questa è la sala d'attesa, diciamo. Qua c'è da fare la fila. Poi salta. E questo è lo sportello, che teoricamente dovrebbe essere aperto. Non so neanche entrare nella porta. Infatti, questo è lo sportello dove la gente parla, vedete? E appunto sto parlando così dove la gente parla perché ipotizzo che qualcuno potrebbe usarlo nel server. Quindi, magari qua che ne so, potrebbe mettere qualcosa, qualcuno, non so. In caso di emergenza, in caso di rivolta, questo pulsante è utile per proteggersi. Anche la porta vi faccio vedere che ha un sistema di sicurezza molto avanzato. Allora, un bottone, per favore. Grazie. Allora, vedete, quando è chiusa, se uno piazza una porta, poi dando l'impulso di redstone la può aprire. Quindi, se io mettessi una leva qua, spenta, la porta rimane chiusa, qualcuno dall'esterno potrebbe benissimo piazzare un bottone facendo così aprire, ma come vedete la porta non si apre. Questa è una tecnica molto all'avanguardia e mi è costata mesi di studio per capire come fare. No, non è vero, semplicemente ho piazzato una porta che così è al contrario, cioè quando è aperta per il gioco dovrebbe essere chiusa. Cioè, fammi capire, io mi sono messo qua e ho piazzato una porta. Invece di piazzare, ad esempio, una porta di ferro in questo modo, l'ho piazzata in questo. Vedete? Così quando viene dato l'impulso di redstone, qua non c'è neanche dove mettere un pulsante, la porta si chiude invece di aprirsi. E questa cosa è molto utile, perché se uno viene con un pulsante dall'impulso di redstone per aprire la porta non si aprirà, vedete? Se qua è chiuso, io continuo a dare impulso, posso continuare a dare impulso di redstone all'infinito, la porta non si aprirà. E questo sistema l'ho utilizzato un po' dappertutto nella prigione. In tutte le porte chiuse ho utilizzato questo sistema. A parte quelle delle celle, dovrei metterlo anche lì. Comunque, passiamo avanti. Vabbè, questi sono gli uffici. Questi dispenser serve per dare cibo ai carcerati. Infatti qua sotto ci sono le varie celle. Ci sono in totale 6, 7 celle. E se vi faccio vedere, vedete, vari dispenser per il cibo. Poi questa qua è la direzione. Vedete, questa è la bellissima scrivania, il pavimento in vetro per dare una piccola vista su un pezzo di prigione. E questo pulsante serve per aprire e chiudere. Aprire e chiudere cosa? Dei pistoni, che sono qua sotto che non si vedono, che regolano l'accesso alla cella, diciamo, del criminale più pericoloso. In pratica, la cella è più sicura delle altre perché, innanzitutto,
è molto piccola. Ma questo non c'entra con la sicurezza, ma perché diciamo, le pareti sono 3 volte più spesse attorno. Poi la porta è chiusa da una doppia porta in ferro, che non riesco neanche a pensare a una porta in ferro. In tutto caso è chiusa da una doppia porta in ferro, ed appunto da questi blocchi, 4 blocchi di quarzo, che si aprono e si chiudono. Sono già 5 minuti, devo svegliarmi, se no impiegherò 2 anni per caricare il video. Ma poi ve lo faccio vedere meglio quella roba lì. Qua ho già parlato. Passiamo alle prigioni. Qua devo cambiarlo perché non è esattamente qualcosa di sicuro questo blocco, ma vabbè. Qua sto cambiando anche il pavimento, ma nella versione che avete il download sotto questo video non è così il pavimento. È fatto così il pavimento, tutta la prigione, quello sto cambiando sotto consiglio di un utente di Minecraft Italia. Poi, qua dentro la cesta abbiamo degli armamenti, delle guardie standard. Vedete, io penso che 2 pozioni, che un'armatura in diamante serva, poi una spada anche, la pozione di rigenerazione che mai non fa, e le pozioni per avvelenare i detenuti. Poi qua abbiamo tutte le celle, ve le faccio vedere un po' nel dettaglio, poi dagli screenshot le potete vedere meglio, vedete. Qua dove... questo non ci dovrebbe essere. Dov'è? Ecco, qua arriva il cibo. Infatti vi consiglio di metterne solo uno alla volta quando lo date, in modo che il detenuto non si possa prendere tutto il cibo che voglia quando vuole. E poi queste 4 celle qua sono uguali. Sono uguali a quella. Passiamo nell'ala più pericolosa, dove abbiamo le celle di isolamento, che sono queste due. E poi la cella è proprio di isolamento per chi ha fatto i reati più gravi, che è questa qui. Che vi faccio vedere il sistema di pistoni. Vedete? In pratica quando i pistoni sono chiusi, qua dentro è così. Cioè la cella è di queste dimensioni. Come vedete sono un paio di strati. Ecco, ho fatto un disastro adesso. Ups. Perché devo toccare sempre? Perché, cioè, ma tra tutti i posti che potevo spaccare, perché ho spaccato nell'unico punto dove avevo messo un sistema di redstone? Vabbè. Comunque stavo dicendo, vedete qua è chiuso. Ora spacco con la mia spada in diamante, spacco anche la porta per uscire. Contrario. Ok, vedete qua si apre in questo modo la porta. Questo è il pezzo di vetro, non so se l'ho già fatto vedere di prima. Mi si può controllare un po' i detenuti. Io pensavo di cambiare un po' l'illuminazione, di mettere redstone lamp in modo che fa un'atmosfera un po' più buia, diciamo, più da prigione, che qua guardate com'è bello illuminato. L'unico posto dove si è spawnato uno scheletro è questo angolino buio. Si è spawnato uno scheletro qua. E uno zombie qua dentro, e un creeper dentro alla cella di isolamento, che sono spawnati una volta. E manca ancora l'ultimo pezzo della prigione, che sono il dormitorio delle guardie barra magazzino, che è ancora un po' in costruzione. Apri, grazie. Ci si può accedere in 2 modi, o da questa scaletta che porta al giardino esterno, oppure da qui. Ecco, non so se avevo fatto già notare questi dispenser che sono sul soffitto, che sono un po' nascosti, diciamo che vedete così non si possono raggiungere. Trucchetto, saltate e potete raggiungerli. Come vedete ci sono dentro uova di zombie. In pratica le uova di zombie quando dovrebbero venire attivate, a mio parere. Se un criminale sta scappando e quindi dovrà uscire da lì, oppure qua dentro vogliono arrivare dei teppisti che vogliono sfasciare tutto, queste frasi che sto citando dalla mia discussione. Voi potrete bloccarli grazie a quelli, perché sì, faccio vedere, no, non vi faccio vedere che sono lagga, ma comunque si può accedere velocemente al piano qua, appunto il dormitorio barra magazzino sto ancora costruendo, e qua c'è la trappola. In pratica questo dovrebbe essere spento. Ok, spento. E in pratica attivando e disattivando questa leva velocemente,
partirà questo circuito che spawnerà ordate e ordate di zombie. Poi però avrete un problema, ovvero che avrete una sala d'aspetto piena di zombie. Allora vi consiglio di fermare il circuito, svuotarlo agli zombie e riempirlo di pozioni di danno. Non so se fanno effetto contro i mob aggressivi, non mi ricordo, ma boh, provateci. Comunque, non c'è niente da vedere perché è ancora in costruzione. Poi, questo è il piccolo giardino esterno. Questa scala, vi faccio vedere, porta da dove vi ho detto. Vedete? Si chiude dall'interno con lo stesso metodo che la porta là, quindi non c'è il pericolo di qualcuno usando un bottone. Vedete? No, nessuno è che è piazzardo. Vabbè, che qualcuno con un bottone ve la possa aprire dall'esterno, aprire soltanto all'interno. Poi qua abbiamo un campo di grano. Così, boh, non so cosa metterci, ho messo un campo di grano. Poi salendo abbiamo il tetto dell'edificio, pieno di torce per non far spawnare mob. E qua dei recinti che penso, boh, pecore o mucche, voi potete metterci. Anche se in un survival sarebbe difficile portarli fin da quassù, non vedo il modo. E ultimo pezzo abbiamo. Non riesco a scendere con il. Non riesco a disattivare il volo, boh. Abbiamo qua il plotone di esecuzione automatico. In pratica, si entra. Fa entrare il prigioniero e poi rimane bloccato dentro per sempre perché non so volare, ecco, troppo lag, mi dispiace. E poi potete attivare l'esecuzione in questo modo. Adesso laggerà un po', so, me lo sento, facendo così, disattivando questa leva. Questo sistema qua spara velocemente un'infinità di frecce, vedete, che continuano a colpire il prigioniero fino a ucciderlo. Questa è la cosa per l'esecuzione, ho fatto un po' così a caso. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi per i nuovi update del mio livello, per altre mie costruzioni, oppure per qualunque altra cosa vi interessa il mio canale, iscrivetevi. Vi invito a lasciare un mi piace. Vi invito a visitare la discussione su Minecraft Italia. Beh, sono 12 minuti, impiegherò 2 anni a caricare questo video con la mia connessione, perché con HD ci impiego 2 ore per un video di 10 minuti, quindi facciamo immaginare quanto ci provo a caricare questo. Comunque vi invito a lasciare un mi piace, vi invito a iscrivervi, a lasciare un commento, a visitare la discussione su Minecraft Italia e dimmi cosa ne pensate. Ok, prima che qualcuno mi dica ho visto di meglio, non è bello così, tenete conto che l'ho fatta un po' velocemente, l'ho fatta diciamo in 2 giorni, e che l'ho fatta non perché volevo fare qualcosa di imponente, ma perché semplicemente mi stavo annoiando. Quindi detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!